tutti voi che siete così tanti stasera, quindi grazie di cuore a tutti per questa bella serata tutti assieme. Fatevi sentire come avete fatto fino adesso, ancora di più. Io ve li chiamo assieme e poi andrà avanti la serata come loro hanno ideato. Signori, abbiamo loro. È bella, è una grande mamma, una grande artista, Elena Cavarrone! Anche qui, anche lei fa miracoli, salta in tutti i ruoli possibili, ma è meravigliosa. Complimenti anche a Sofia e Marco che sono qua questa sera. Complimenti. Io so cosa vuol dire. Signori, Elena Cavarrone! È un grande piacere tornare qui. Una grande coppia, una grande orchestra, grandi voci. Lia e Daniele Tarantino, signori! Siamo grandi, eccoci qua. Signori, buonasera a tutti quanti, benvenuti. Mamma mia che bello questa sera, per me è la prima volta, devo dire la verità. E molti di voi ci hanno detto, beh Tarantino, ormai vi seguiamo in televisione, conosciamo tutto della tua famiglia, conosciamo il papà, la mamma, il fratello, la sorella, la cugina, la nonna, la zia e anche la vicina di casa, signori, ormai si conosce tutto e noi questa sera cercheremo di dare il meglio di noi stessi perché vedo che la voglia di ballare non manca, la voglia di divertirsi altrettanto, si balla e si canta insieme. Ma ragazzi, quando siete pronti noi si parte, eh? Prego maestro, vai! Guarda che faccia hai, devi seguire la dieta, far movimento se non son guai, sembri una mongolfiera che si allarga sempre di più, ma ti resta scendo di pista e balla sempre per ore ed ore, e la leva che è dottore di questo passo non sarebbe bene. Attento a non prendere il male dell'anello, se cresce la pancia o il calo il fringuello, attento a non prendere il male dell'anello, se non tuo fratello col mondo è di più. E agli uomini il male dell'anello è la sua grana, molto, sì, è quello che se cresce la pancia. So che fai fatica, sono vicino a te, se vuoi seguire la dieta puoi sempre fare metà con me, mangiami pure la pasta o gallo e di papà, poi ti sentirai migliore, sarai nel cielo come un uccello, fa sparire la pancia, vedrai che tu puoi essere più bello. Attento a non prendere il male dell'agnello, se cresce la pancia poi cala il fringuello, attento a non prendere il male dell'agnello, se non tuo fratello col mondo è di più. E sono così gravi uomini, fate l'occhio, non è vero. Sui muri d'estate, come vicine di oliva,
grazie davvero. Me l'hanno detto, è questo. Ma sai qual è, cos'è il bello? È che me lo dicono le donne. E quindi è il complimento più bello. È meno male, scusa, se te lo dicono gli uomini. È il complimento più bello detto da una donna. Veramente grazie. Allora in questo caso